È tornata a trovarci Valentina Tarricone di First Net, l'agenzia investigativa per sole donne. Però per tutti assolutamente. Ecco, ma sono più le donne che vengono da voi, soprattutto in casi di tradimento? Ma guarda, sì, devo confermare, vedi. Questo periodo, soprattutto verso primavera e estate, si intensificano le richieste, non so come mai, evidentemente la primavera, il sole, no? E sì, ci sono assolutamente tantissime donne. Vedi che me lo sentivo. Allora, avete fatto tante interviste e altre ve ne stanno facendo fare, raccontaci. Sì, prossimamente sulla rivista Nuovo ci sarà un'intervista appunto fatta dalla giornalista, racconta un po' il nostro mondo, perché appunto continua ad estare tantissimo interesse il discorso che appunto siamo tutte donne. Agenzia, e questo è interessante, quindi, è vero. Assolutamente, dicono ma no, noi associamo sempre la figura dell'investigatore privato all'uomo, quindi pensare che voi siate tutte donne, ogni tanto mi guardano, ma non ci credo che tu sei un'investigatrice. Ebbene sì. E invece bisogna essere sospettati. Sì, assolutamente, certo. Infatti io dico sempre che quello che ci aiuta è che quando magari in una macchina si vedono due uomini, magari qualcuno che ti seguono desta un po' di sospetto, due donne sono già più insospettabili, anche poi soprattutto sono delle belle donne. Esatto, è vero, hai ragione. Allora, oggi di cosa parliamo? Perché allora, tu hai tanti argomenti sempre. Oggi voglio parlare di qualcosa di molto interessante, perché succedono diversi casi, io ho sentito diversi casi, diverse persone che ci fanno queste richieste, ovvero delle truffe immobiliari, quindi sia in casi di affitto che in casi di vendita, ovvero molto spesso vengono da noi dei proprietari che hanno necessità, appunto devono affittare il proprio immobile, quindi vogliono sapere, prima di concludere il contratto di locazione, vogliono sapere un po' di informazioni sul futuro conduttore, quindi sull'affittuario, quindi vogliono sapere magari se è una persona affidabile sia dal punto di vista finanziario, quindi il lavoro, anche il guadagno, e sia proprio su come si è comportato nelle precedenti esperienze di locazione, quindi se l'immobile è stato lasciato in uno stato non troppo appunto danneggiato, quindi se paga regolarmente. E invece molto spesso quando il compratore anche ci viene a chiedere delle informazioni su quelle che sono i costruttori o comunque i proprietari di immobili. E questo è importante. È importantissimo, perché si indaga sempre sull'inquilino, no? Prima di dare una casa in affitto. Però se il proprietario non è una persona per bene, insomma, assolutamente, soprattutto nei casi di vendita. Certo. Accade, per esempio, spesso cosa succede? Che si fa un acquisto, soprattutto per quanto riguarda le nuove costruzioni, no? Dove c'è l'obbligo, noi tutti lo sappiamo, di dare la fideiussione. Il costruttore ha l'obbligo di dare la fideiussione. Cosa succede? Si versa appunto l'assegno per la caparra, dopodiché l'impresa fallisce e addio casa e addio soldi. Perché non si è fatta una verifica prima su quella che era la situazione appunto dell'impresa, quindi andare a vedere tutto, se ci sono dei pregiudizievoli, se la fideiussione è reale, perché molte volte la fideiussione viene creata ad hoc, ma è una fideiussione falsa, quindi fare tutta una serie di verifiche. Che insomma voi potete fare. Allora, noi possiamo fare. Ricorda il sito, l'indirizzo e tutto. Sì, vai. Allora noi siamo in Corso Garibaldi a Milano, Corso Garibaldi 113. Il sito web è www.firstnetsecurity.it. Adesso ascoltiamo Kaigo e poi torniamo a parlare. Torniamo a parlare con Valentina Tarricone di First Net, l'agenzia investigativa che piace tantissimo. Siete sempre in televisione, sui giornali. Ricorda dove siete. Siamo in Corso Garibaldi 113 a Milano, il sito www.firstnetsecurity.it. La consulenza è gratuita. Ecco, questa è una cosa importantissima. Stiamo parlando delle indagini che fate per i proprietari di immobili, per verificare appunto l'affidabilità, no? Perché è importante questa cosa. Certo. Per esempio c'è una truffa molto diffusa, che è quella di praticamente prendere in affitto un immobile e poi con la complicità di altri truffatori vendere l'immobile. Quindi a un certo punto tu, proprietario, che pensi di aver dato in affitto l'immobile, ti trovi a non essere più proprietario, cioè ti trovi che il tuo immobile viene venduto. Beh, ma è un falso in atto pubblico. Sì, così.
sì. Poi voglio dire, si procede per annullare, procede. Però nel frattempo hai avuto la casa. Sì, anche perché in Italia è difficilissimo per liberare gli immobili, come noi sappiamo, per esempio quando vengono anche occupati o anche quando ci sono assurdo, infatti dovrebbe cambiare la legge, però quando per esempio ci sono, dovrebbero cambiare tante di leggi, tante, quando per esempio anche in caso degli affitti, no, quando c'è ritardo nei pagamenti è difficilissimo, cioè lo sfratto per morosità è veramente difficile che il giudice lo dia, cioè quindi tu ti trovi a essere proprietario e casa tua è occupata, quindi a non poterle utilizzare. Quindi assolutamente importantissimo, prima di fare, di dare in affitto o anche di acquistare, prendersi un attimo e fare una verifica sia sul proprietario sia sull'impresa edile costruttrice, che abbia la fideiussione assolutamente e che non abbia pregiudizievoli. Quindi andare a vedere se magari non ci sono delle ipoteche Equitalia, comunque ci sono dei debitori. E poi anche per quanto riguarda i conduttori, verificare i precedenti affitti, come sono stati, come sono andati, quindi anche fare una verifica, chiamare i proprietari precedenti e poi farsi dare il cedolino, per esempio la busta paga, o comunque farsi dare insomma tutte le garanzie possibili. Per fare questo ci si può affidare alle agenzie investigative che fanno appunto queste attività di indagine. E sono importantissime. Sono importantissime. Ecco, allora tu poi tornerai a trovarci, sì. Chiaramente molte persone si rivolgono a voi per problemi legati al lavoro, per esempio, che sono altrettanto importanti, ne abbiamo parlato, ne riparleremo, ma io credo che quello che faccia soffrire di più le persone che vengono da voi e trovano comunque una prima assistenza importante, no? Persone che si mettono in empatia con chi magari pensa di subire un tradimento. Questo sì, è un sì. Discorso che riprenderemo. Dicevi, in questa stagione, chissà come, perché in questa stagione? Ma non lo so, perché c'è l'aria, si sta più in giro, si viene stimolati forse di più, si sviluppano in questo periodo, nel periodo estivo, primaverile, abbiamo tantissime richieste. Forse perché la gente appunto al lavoro si prende magari il giorno di ferie, non lo so, sarà l'aria, non lo so. Però voi avete constatato però che in questo periodo dell'anno, statisticamente in questo periodo dell'anno aumentano i tradimenti. Pazzesco, va bene, allora ne riparleremo, staremo state su questo attenti. Argomento, grazie Valentina. Grazie Valentina a voi. Taricone, grazie, ricorda il sito, dai, ricorda www.firstnetsecurity.it. Grazie Michele Cazzulani che è stato in regia, Jacopo a Facebook, Paola Farina in redazione, sono la Steffi Longo, torno domani alle 10 su Radio Lombardia, baci a tutti.